Bentornati. Il breakdown o il verse, per dirlo in parole semplici, è la sezione della nostra canzone che include la parte più calma e rilassata, per creare contrasto con l'energia del drop o chorus. Spesso, se la canzone ha una voce, questa è la sezione ideale per sovrapporla alla nostra parte strumentale, poiché la canzone qui è più rarefatta e silenziosa e la voce si sentirà più facilmente. In generale, il breakdown sarà ripetitivo e volutamente molto semplice, sia musicalmente che melodicamente, rispetto al drop. Questo è particolarmente importante se a questo punto si sta cantando o rappando. Il cantante avrà bisogno di molto spazio all'interno del mix per la propria voce. È anche di vitale importanza che le frequenze non si sovrappongano troppo e che gli strumenti solisti, come i pianoforti, le chitarre, i violini, non dominino al posto della voce. La cosa peggiore che può succedere in un breakdown è che la voce sia troppo bassa. Pertanto, se stai registrando la voce per il breakdown, fai particolarmente attenzione a renderla una delle parti col più alto volume del tuo mix. Una buona regola generale è quella di rendere la voce il secondo elemento dal volume più alto dopo il kick. Se ascoltiamo i producer professionisti e i tecnici del missaggio, loro ci dicono sempre la stessa cosa, cioè in particolare i producer tendono ad essere per loro natura molto concentrati sull'assicurare che le parti strumentali della loro traccia risaltino bene e siano molto chiare. Ma anche se mantenere la chiarezza è sempre una cosa positiva nella musica, dovete allenarvi ad ascoltare sempre il vostro lavoro con le orecchie dell'ascoltatore medio. L'ascoltatore medio è sempre, prima di tutto, attento alla voce. Se chiedete ad una persona di cantare una canzone, molto probabilmente vi canterà la parte vocale e il testo e non canticchierà lo strumentale sottostante. Quindi tenetelo a mente quando producete i vostri breakdown contenenti delle parti vocali. Fate sempre dei controlli incrociati con brani professionali e assicuratevi che il vostro sia il più possibile all'altezza di quelli. Andiamo a vedere come si crea un breakdown. Iniziamo. Costruire un breakdown è un po' più difficile da definire tecnicamente perché questa parte richiede una grande quantità di creatività da parte vostra. Tuttavia è fondamentale assicurarsi che non differisca molto dal chorus, dal drop. Avere un breakdown completamente diverso disorienterà l'ascoltatore e gli farà pensare di stare ascoltando un'altra canzone. Cioè, facendo riferimento ad altri generi musicali, possiamo dire che la strofa di una canzone dovrebbe sempre completare il ritornello, piuttosto che combatterlo. Quello che di solito facciamo è prendere le parti strumentali esistenti nel drop e poi semplificarle o sostituirle con strumenti diversi. Questa è una tecnica molto popolare e molto usata nella musica pop e nella musica dance di oggi. Ad esempio, se prendiamo la nostra melodia del drop, il synth del drop, e lo sostituiamo, il suo suono squillante del lead, con un pianoforte più gentile o con un suono pizzicato, plucked, con un po' di delay, potremo praticamente usare le stesse note, ma avremo creato immediatamente un contrasto senza distogliere l'attenzione dal messaggio principale della nostra canzone. Facciamo un po' di esempi. Creiamo un nuovo pattern e lo chiamiamo Breakdown Melody. Invio. Ci prendiamo la melodia del synth del drop, quindi Ctrl A per selezionare tutte le note, Ctrl C per copiarle tutte. Torniamo sul nostro pattern. Riprendiamo Citrus perché ormai abbiamo deciso che stiamo su quello. Cerchiamo. Perfetto. Apriamo il piano roll, Ctrl V, ascoltiamolo. Anche troppo, togliamo le note più basse. Riproviamo. Perfetto così. Allora andiamo a portarlo anche nel mixer per dargli un po' di effetti. Quindi per prima cosa daremo anche a lui il riverbero che abbiamo messo su questa traccia. E poi gli daremo soprattutto un po' di delay. Intanto sentiamo come suona. Anche troppo. Il volume adesso non sembra, ma il volume è molto alto. Quando lo metteremo insieme agli altri strumenti si sentirà chiaramente, ma lo abbassiamo dopo. Andiamo ad inserire il delay. Ci prendiamo questo effetto, sentiamo come suona. Wow.
benissimo, è alto appunto di volume, ma poi lo sistemiamo. Andiamo a vedere. Adesso lo inseriamo per tutto il tempo, ma probabilmente poi andrò a toglierne una parte. Lo facciamo durare quanto il drop, quindi sono altre 16 battute. Allora, aggiungiamo un po' di accordi di pianoforte. Mettiamo breakdown keys. Aggiungiamo FL keys. Allora, poi andremo ad inserire gli accordi, ma... gli diamo un bel decay e lo ammorbidiamo anche un po' col suono. Perfetto. Quello che vogliamo sono degli accordi morbidi, profondi, di pianoforte, che stiano insieme a questa melodia. Cioè vogliamo creare ora una parte meno sintetica e un po' più organica. Torniamo alla melodia. Di nuovo Ctrl A, Ctrl C. Apriamo il piano roll, Ctrl V. Cosa facciamo adesso? Abbiamo già tutte le note selezionate, quindi ce le portiamo all'inizio. E andremo a creare una serie di accordoni da queste note. Sono tutte coppie, lo sappiamo già. Ora vedrete perché sto facendo questa operazione. Si può fare in tante maniere, e questo è un metodo. Ok, vi portate tutte le note qua in fondo, queste no. Poi selezioniamo di nuovo tutto, ce le portiamo fino a qua, non riempiamo completamente, riempiamo fino a qua. Allora, qui abbiamo 10 note per ogni sezione, ma noi ce ne vogliamo tenere al massimo 6, quindi togliamo da dove è troppo ravvicinato, sentiamo un attimo. Bene. Questa ovviamente suona troppo piena, ma andiamo a sfoltirla adesso. Non mi piacciono queste due note così, ce la alziamo questa. Meglio. Sentiamo l'altro. Perfetto. Allora, anche questo andiamo ad assegnarlo sul mixer. Gli diamo il riverbero. E gli darei anche il delay. Vi faccio vedere un altro piccolo trucco. Torno sulla ballerina, ricordate che aveva l'effetto del delay. Ci clicco sopra, dove c'è Save Preset As, me lo prendo, ci clicco sopra e me lo trascino sull'altra traccia. Sentiamo come suona. Benissimo. Quindi questo me lo vado a segnare per tutta la durata del breakdown. Piuttosto toglierei questo per le prime due. Sentiamo un attimo come suonerebbe. Va benissimo. Perché non ho voluto mettere fin dall'inizio la ballerina, la melodia? Perché questa, diciamo, sarebbe la fase dove i ballerini si sono scatenati ballando sul breakdown e poi sul drop, e poi andiamo a rilassarci un attimo sul breakdown prima di riprendere la fase crescente. Quindi a questo punto aggiungerei semplicemente una linea di basso, sempre F2, breakdown bass. Cioè, ricordatevi che queste non sono regole scolpite nella pietra, eh? Cioè, stiamo facendo un esempio di breakdown.
Tenete conto che ci sono, a seconda dei generi musicali, a seconda dei producer, persone che mettono tre pianoforti in lyre sul breakdown, ognuno che fa tutti gli accordi, tre bassi in lyre sul breakdown, quindi le possibilità sono ampie. In questo caso noi andiamo a vedere un breakdown molto semplice, anche perché, come dicevo all'inizio, è possibile che il breakdown sia la parte in cui decidiamo di mettere una voce, se abbiamo un cantante o una cantante. Quindi diventerà questa una parte più serena, più rilassata, dove la musica non è particolarmente protagonista perché diventa protagonista la voce. Allora, vediamo un attimo la linea di basso, andiamo a vedere il basso del drop, come era. Bene, ce lo copiamo, di nuovo Ctrl A, Ctrl C. Apriamo di nuovo Citrus, riprendiamo lo stesso preset di basso per non generare confusione nella canzone. Ctrl V. Allora, eliminiamo tutte le note alte. Non vogliamo avere una linea troppo piena nel breakdown, va bene? Poi selezioniamo di nuovo tutte le note, ce le portiamo qua. Potremmo anche avere finito, sentiamo un po' come suona. Allora, la cosa che non mi piace è che è eccessivamente basso, quindi le porterei sopra. Sentiamo un attimo. Benissimo. Anche lui lo assegniamo al mixer. Ricordatevi che non mettiamo riverbero sul basso. Qui noi non abbiamo un kick, quindi non abbiamo bisogno di creare un sidechain o di preoccuparci di un'invasione di frequenze tra il basso e il kick. Sentiamo come suona, sicuramente sono da aggiustare i volumi. Adesso cosa accadrebbe? Accadrebbe che qua ripartirebbe il build up. Per quanto mi riguarda, così un breakdown è già sufficiente. Potremmo prenderci questa parte, shift, e ce la portiamo di là, ma anche questi. E riparte il build up. Potrebbe forse valere la pena trascinarsi stavolta o il basso o la ballerina. Proviamo a sentire un attimo. E qua rientrerebbe il drop, che andremo a copiare pari pari e a mettere dall'altra parte. Che è giusto per avere una panoramica di insieme. Altri metodi molto diffusi sono quelli di prendere gli elementi più in sottofondo del drop e metterli più in primo piano nel breakdown. Quindi, ad esempio, se nel drop possiamo avere un synth o possiamo avere degli archi, degli string, nel breakdown aggiungiamo un po' di chorus, aumentiamo un po' il volume agli archi, per farli stare più forti nel mix. Mentre nel drop toglieremo il chorus e lo potremo rendere anche in mono, cioè la stessa parte di archi che nel breakdown, diciamo, abbiamo esaltato, possiamo semplificarlo nel drop. Quindi in maniera che poi all'interno del drop sia sempre il synth, il lead del synth a dominare. Invece il pad degli archi riempirà gli spazi. Ovviamente queste sono soltanto alcune idee, cioè appunto la creazione del breakdown è una parte artistica, creativa molto importante della vostra canzone, nella quale voi sperimenterete e farete le cose che vi sembreranno migliori e che vi suoneranno meglio.
e sempre cercate di conoscere le regole e capire anche quando potete infrangerle. Spendiamo un attimo due parole anche sul bridge della canzone, una tecnica molto comune che viene usata dopo che il drop si sarà presentato per due volte all'interno del brano, specialmente nelle canzoni pop dance, è quella di inserire una pausa, un cosiddetto bridge. Il bridge è un termine che si trova anche in altri generi musicali, che indica appunto proprio questa variazione, cioè drop o chorus, poi un bridge prima dell'ultimo chorus, quindi una variazione prima dell'ultimo chorus. Quindi questo è diverso dal breakdown, ma anche questo deve andare ad integrare il drop, non deve andare a contrastarlo. Ad esempio, una tecnica molto semplice, possiamo prendere una chitarra arpeggiata che partirà dopo il secondo drop e che andrà a diritto fino a fondersi con il nuovo build up, che poi andrà a unirsi con il drop finale. Il bridge è più breve, rispetto al breakdown. Per il breakdown abbiamo fatto 16 battute. In questo caso andremo a farne 8 che si fonderanno con il build up. È una tecnica molto efficace e che avverte chiaramente l'ascoltatore, il ballerino, che sta per arrivare l'ultimo drop, il climax finale della canzone che poi andrà a concludersi. Facciamo velocemente una dimostrazione, ci possiamo portare dietro il basso dal breakdown, ma possiamo anche cambiarlo, l'importante magari è mantenere lo stesso suono, mentre andiamo a creare la parte di chitarra, quindi bridge guitar, invio, mi prenderei gli accordi, quindi CTRL A per selezionare tutti, CTRL C per copiarli tutti, prendiamo sempre Citrus, andiamo alle parti di chitarra, ci prendiamo questa, sentiamo come suona, vediamo cosa viene fuori. Allora, andiamo a prendere uno strumento, Tools, che è Arpeggiate. Proviamo ad accettare. Vedete che lui ha frazionato tutti i nostri accordi in note più piccole, è rimasto sempre nella scala, non ci sono note che cadono sugli spazi neri. Sentiamo come suona. Perché no? È altissimo di volume, lo sistemeremo. Vabbè, intanto lo assegniamo al mixer. Passiamolo. Proviamo ad inserirlo, sentiamo come suona. Sentiamo. Sentiamo anche un po' di riverbero. E ci andiamo ad inserire il build up, quindi CTRL, SHIFT, CTRL, SHIFT. E qua si ripeterebbe ancora per l'ultima volta il drop. A questo punto, giusto per dirselo, una potenziale struttura di una canzone potrebbe essere, cioè non potenziale, una diffusissima struttura di una canzone potrebbe essere intro, breakdown, build up, drop, breakdown, build up, drop, bridge, drop, outro. Questa è una struttura che troverete moltissimo in ambito di musica dance, ma anche negli altri generi musicali, dove quello che noi chiamiamo breakdown si chiama verse, quello che chiamiamo drop si chiama chorus, bridge, intro e outro si chiamano così anche in altri generi musicali, ma la struttura è molto diffusa e molto utilizzata, la troverete spessissimo. Bene, abbiamo visto come creare un breakdown e anche abbiamo accennato un bridge. Se avete visto qualcosa che vi interessa, copiate pure, copiate le parti di drums, di string, quello che volete. Anche se vi consiglio di copiare da quelli più bravi di me.
Se avete domande, scriveteli nei commenti. Se il video vi è stato utile, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che in descrizione al video trovate il link alla playlist con tutti i tutorial di questa serie. Ora che abbiamo visto le funzioni principali di FL Studio e le basi per creare le varie parti della nostra canzone, inizieremo a concentrarci sui plugin, come aggiungere quelli di terze parti, ma soprattutto come sfruttare al meglio quelli che abbiamo già in dotazione. Quindi ci vediamo al prossimo tutorial, dove vedremo come si aggiungono i plugin.